In un match non emozionante è bastata una rete del classe 2000 De Meio alla Vastese per far bottino pieno in terra marchigiana sul campo della matricola Monte Giorgio. I rossoblu guidati da Massimo Paci vogliono continuare a stupire centrando uno storico posto nei playoff dopo aver raggiunto anticipatamente l'obiettivo salvezza e si schierano in campo con il 4-3-3 affidando il reparto arretrato alla coppia Barbaglia-Terrenzio. Nella parte nevralgica del gioco c'è Omiccioli, in avanti Pellizzi con Mariani e Albanesi, indisponibili Biasole e Ghiani. Di tutt'altro umore la Vastese di Papagni, che ha bisogno dei tre punti per non ritrovarsi risucchiata nelle sabbie mobili dei playout. 3-5-2 per i biancorossi, che schierano nel pacchetto arretrato Sbardella, Iarocci e Del Duca. A centrocampo il solito Cappellupo a dettare i tempi di gioco, in avanti ci sono Sciba e Stivaletta. Al secondo episodio dubbio in area aragonese, con De Meio e Mariani che vanno a contatto con quest'ultimo, che chiede il calcio di rigore. Non è dello stesso avviso Mialac e Di Termi. Al quarto d'ora si fa vedere ancora in avanti il Monte Giorgio con Mariani, che sulla sinistra ingaggia un duello con Di Giacomo, scarica per la corrente Presemans, ma il suo tiro è alto. Passa un minuto e si fa vedere per la prima volta anche la Vastese con Stivaletta servito da Sciba, ma il suo tiro è debole per impensierire Menegatti. Al diciottesimo però si sblocca la gara, Russo si impossessa di un pallone vagante sulla sinistra e la serve tesa in aria, dove arriva come un falco De Meio, che anticipa il difensore e insacca le spalle del numero uno di casa. Dopo il vantaggio la squadra di Papagni cerca di gestire il vantaggio, ma al 31esimo si fa pericolosa la squadra di casa con Omiccioli, che raccoglie una ribattuta al limite dell'area, prepara il sinistro potente ma non preciso per impensierire Patania. Un minuto più tardi risponde anche la Vastese con Stivaletta, ma all'ottima preparazione non segue un'altrettanta precisione nel tiro e si spegne al lato. Al 39esimo fermata una ripartenza pericolosa della Vastese con Mastro Simone, che segnala un fuorigioco dubbio su Sciba lanciato in porta. La ripresa molto noiosa riparte su ritmi blandi fino al 16esimo, quando si fa vedere in avanti il Monte Giorgio, che non ci sta a lasciare l'intera posta alla Vastese con Omiccioli, che dai 25 metri fa partire un gran destro che impegna a terra severamente Patania, girandola di cambi per i mister con Paci che richiama Rozzi e Mariani per Nasic e Marchionne. Papagni inserisce Fiore il Russo per Sciba e Stivaletta. 6 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, dove non si registrano occasioni tranne qualche ripartenza Vastese non finalizzate, complice anche la stanchezza. Prima vittoria della gestione Papagni dunque su due gare disputate, e domenica a Vasto il derby contro il Notaresco. Mister Massimo Paci, una partita non troppo bella, un po' noiosa, avete subito questo gol proprio nell'avvio di primo tempo, poi non siete stati capaci di pareggiare questo incontro, comunque pesano le assenze. Ma no, guarda, più che le assenze devo dire che hai detto un po' bene tu, nel senso che abbiamo preso gol e queste sono proprio le partite in cui non devi prendere gol, perché poi era, penso, praticamente impossibile. Loro giocavano 5 difensori, 4 centrocampisti davanti all'area di rigore, quindi era praticamente impossibile trovare spazio, impossibile... anche molto difficile fare gol. Non posso dire niente ai miei ragazzi, perché con 9 giocatori davanti all'area di rigore è difficile. È normale che la squadra avversaria, che si trova in una posizione non buona di classifica, una volta che ha trovato il gol si è chiusa in questa maniera. Abbiamo diversi ragazzi che stanno soffrendo di pubalgia e oggi abbiamo 2 squalificati. Siamo partiti con la formazione titolare con 5 under in campo e quindi in questo momento della stagione, dove la rosa è corta, la nostra, pensare di andare ai playoff era veramente difficile. Mister, una vittoria preziosa qui a Monte Giorgio non era facile, soprattutto dopo la sconfitta di Campobasso siete stati bravi a fare gol e poi a mantenere contro una squadra che comunque cercava di entrare nei playoff. Ma ci sono tanti motivi per sorridere, innanzitutto il fatto che non abbiamo subito gol, noi che siamo la seconda peggior difesa del campionato, era importante dare una risposta soprattutto dal punto di vista della compattezza. I ragazzi l'hanno data, poi aver vinto qui in un campo particolarmente difficile contro una squadra molto organizzata che ti crea diverse difficoltà, il fatto di aver rischiato pochissimo significa che abbiamo fatto una buona gara sotto il profilo proprio dell'organizzazione.
Mister, un 3-5-2 che vi permette di fare tanto a centrocampo, di fare più filtro e poi ripartire con delle ripartenze importanti. Oggi c'era, va bene, Fiori era fuori, però quando è entrato anche Cone si è partito in contropiede e qui si possono sfruttare tante cose. Sì, stiamo lavorando su questa compattezza in fase di non possesso per ridurre proprio questi rischi che abbiamo preso quasi sempre. E cercare di essere più concreti in fase offensiva. Non dimentichiamo che a noi manca il capocannoniere della squadra, colui che ha fatto quasi la metà dei gol di tutto la Vastese, che è Leonetti, che ancora sarà fuori per altre due giornate, l'infortunio di Giampaolo, che non sarà più del campionato sino alla fine. Abbiamo queste defezioni in attacco e nonostante tutto i ragazzi stanno lavorando per sopperire a queste assenze.